Speciale Idea Sport in compagnia di Silvano Bono, presidente della CB Sport Caramagna. Essere presidente di una polisportiva, perché avete diverse discipline, da una parte una grande responsabilità, dall'altro credo che sia però anche una grande soddisfazione, Silvano. È sicuramente una grande soddisfazione. La soddisfazione supera il problema, la responsabilità, il correre. Sicuramente la soddisfazione paga tutto. La soddisfazione paga tutto. Allora, proviamo a entrare un po' dentro quella che è la CB Sport Caramagna, quindi raccontaci un po' quali sono le varie discipline che ravvivano i vostri colori giallorossi. Allora, abbiamo il calcio, prima squadra in terza categoria, squadra di grandissima ambizione. Abbiamo da quest'anno il settore giovanile, siamo partiti con 4 annate, abbiamo avuto un bellissimo riscontro da parte dei ragazzi sia di Caramagna che non, ma soprattutto di Caramagna, i genitori ci hanno affidato i loro figli contenti di averlo fatto, perché sicuramente abbiamo dato modo di far vedere loro che siamo professionali nel portare avanti un progetto. Ecco, le 4 annate quali sono? Ci sono i primi calci, ci sono i 2012, gli under 15 e gli under 17. Ok. Detto questo, non dimentichiamo che abbiamo una squadra di calcio 7, che non vorrei dire che sono le vecchie glorie della CB Sport, ma sono tutti quelli che hanno ancora la voglia dei bambini di giocare a calcio e gli acciacchi dei vecchi per non giocare più su un campo in erba, e quindi giocano a 7 ed è nato poi tutto da lì. E militano nel campionato WISP. Sì, militano nel campionato WISP. Però CB Sport Caramagna è ancora altro. CB Sport Caramagna è tanto altro. CB Sport Caramagna è atletica nelle conformità della pista, quindi velocità, quindi salto in lungo, nel lancio, perché abbiamo dei ragazzi che fanno lancio, peso e disco, nella mezza maratona, nelle maratone e nella corsa. Le maratone per i ragazzi più piccoli non si possono ancora fare, perché si può solo dai 18 anni in su, ma in tutte le corse comunque con più chilometri che non siano velocità. E poi l'offerta continua? Allora, l'offerta continua, l'offerta è un'offerta che, come si dice nelle migliori vendite televisive, viene dal cuore. Quindi noi abbiamo il piacere di avere i bimbi che vengono da noi, che hanno piacere di venire da noi a fare qualunque attività noi gli possiamo offrire, con la serietà che si deve. Ed è da lì che partiamo dal conquistare il cuore dei bambini e la fiducia dei genitori. Abbiamo l'atletica, l'abbiamo detto, abbiamo il volley. Volley che quest'anno parte con 2 squadre, una maschile e una mista. Mista che è già stata fatta lo scorso anno, che si è potuta fregiare del titolo di vincitrice della Coppa Italia di categoria in una bellissima finale questa tarda primavera. Non dico che non ce l'aspettassimo, dico che per gli sforzi fatti forse è un risultato che è arrivato anche prima di quanto potessimo pensare. Ma diciamo che è un po' una costante in tutti i ragazzi che vengono in CB Sport. Sembra che per tanto che noi possiamo offrire loro, loro ci danno immensamente di più a livello di risultati, di voglia, di cuore, di affiatamento e di affabilità per quanto riguarda lo stare insieme. E poi c'è ancora, diciamo così, un'ulteriore offerta. Perché? Perché non è un'offerta, ma questa qua è un prendere o lasciare. Abbiamo la petanca. La petanca che non si gioca abitualmente a queste latitudini, perché la petanca è gioco ligure, è gioco della costa francese, Nizza e Marsiglia, oppure dell'Alto Cuneese, Dronero Cuneo. Però noi abbiamo dei ragazzi che hanno voglia di farla e lo fanno qua, che si cimentano nel campionato di Serie D provinciale e che hanno ottenuto ottimi risultati. Abbiamo il bocciodromo, l'abbiamo attrezzato anche per fare petanca e facciamo petanca.